quando giochi contro una squadra, e Ravenna ha dimostrato lungo tutto l'arco del campionato di essere una squadra e di essere meritatamente seconda giocando di squadra, non puoi che fare, se vuoi provare a giocarti questa partita, non puoi che provare ad essere squadra. Nel primo tempo sicuramente grandi meriti le loro percentuali, anche su tiri un po' fuori dai loro giochi, però noi abbiamo speso 3 falli di squadra nel primo tempo, e questo era un dato che ho enfatizzato nell'intervallo, perché sapevamo di dover fare una partita di un'aggressività diversa. Abbiamo fatto degli aggiustamenti nel secondo tempo che sicuramente ci hanno permesso di crescere dal punto dell'energia, soprattutto difensiva. Siamo riusciti a mettere un po' più di corpo dentro l'area. Chiaramente quando abbiamo segnato anche qualche tiro da 3 la partita ha cambiato inerzia, siamo stati bravi, bravissimi a mettere il naso avanti, qualche patema nel finale, però devo dire che chiaramente oltre abbiamo bisogno di lavorare, che siamo con poca benzina in corpo, devo dire che anche vincerla così è un'altra dimostrazione del fatto che oggi abbiamo giocato di squadra, quindi un grandissimo complimenti ai miei ragazzi, perché non era facile. Ogni partita vinta adesso chiaramente può fare la differenza nel nostro percorso, quindi grandissimo merito ai miei ragazzi per una prestazione soprattutto un secondo tempo di alto profilo dal punto di vista dello stare assieme, dell'agonismo, e anche abbiamo fatto delle discrete cose di pallacanestro. Come l'altra volta ho avuto delle parole forti contro il coach, lo staff tecnico, i giocatori, oggi veramente li voglio ringraziare, elogiare, perché hanno fatto vedere veramente una bellissima pallacanestro dall'inizio alla fine, e quindi è una vittoria meritata, importante, che ci rimette un po' in corsa, così non dico per l'alta classifica, ma per toglierci un attimino dalla zona paludosa della bassa classifica, questo sì.